degli imperatori della dinastia dei Ming. Parliamo di bambino imperatore, e cioè quei bambini un po' tirannici che diventano poi gli imperatori del regno delle famiglie. E ricordano anche qualche cantante che ultimamente ha preso a calci le rose sul palco dell'Ariston di Sanremo, perché non funzionava l'audio. Oh, non funziona. E ti darò 5 indicazioni, se sei genitore, ma anche se non lo sei, che comunque sono molto importanti per educare meglio i nostri figli. Ma sono concetti che possono essere utili anche nella gestione dei collaboratori e in generale tutte le situazioni in cui ci troviamo a gestire altre persone e a educare, perché l'educazione continua anche dopo, quando non siamo più piccolini. Allora, io sono Roberto Ausilio, psicologo psicoterapeuta, e mi occupo da circa 20 anni di aiutare le persone a sbloccarsi, a vivere senza il freno a mano, grazie alla psicologia e alla crescita personale. Sono fondatore di PsyLife Academy. Se ti piacciono questi temi e vuoi crescere con noi e unirti al movimento di crescita personale che sta diventando sempre più grande, iscriviti a PsyLife dal sito psylife.it e seguici su YouTube, Instagram, Facebook, dove ti pare. Allora, dicevamo, perché questi bambini imperatori? Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che un'educazione lassista, un'educazione, diciamo, senza polso, che è stato un po' l'esatto contrario di quello che hanno vissuto i nostri genitori e soprattutto i nostri nonni, sta portando, come tutte le cose, anche l'altro lato della medaglia, cioè conseguenze negative. Come dicono illustri colleghi, tra cui ad esempio il grande Giorgio Nardone, l'educazione troppo lassista non va bene perché non fa altro che passare al bambino un duplice messaggio. Da una parte il cosiddetto genitore zucchero filato, quello sdolcinato, comprensivo: vieni Gigino, che cosa ti è successo alla mamma? Un po' come ha fatto il presentatore Amadeus durante la serata con il ragazzino discolo che aveva fatto il capriccio. Cerca di essere troppo comprensivo, sdolcinatamente comprensivo, non riesce a dargli delle regole e quindi questo non fa altro che creare una situazione di disagio, perché i bambini, i ragazzi, hanno bisogno di regole, poiché è chiare, regole che le aiutano a crescere, quei famosi confini, qui finisce l'Umbria, inizia il Lazio, che sono necessari per la crescita. E quindi questo tipo di educazione ha creato e sta creando una serie di problematiche e di disagio. Ecco i miei 5 consigli. Primo, se succede una cosa del genere in famiglia tua, fai un passo indietro, che vuol dire, come spiego anche nel libro, questo qui, Genitori competenti, è importante sviluppare la capacità di analisi, di meta-analisi, cioè guardare un po' dall'alto cosa sta succedendo qui, perché quando sei inserito all'interno dell'azione tu non riesci a capire, quindi sei preda di automatismi che molto spesso non funzionano e non vanno bene. Fermi tutti, stop, ti fermi con il tuo partner, con tua moglie, con tuo marito e discutete a parte. Preferibilmente anche con il tuo psicologo, perché noi siamo dei consulenti che ti aiutiamo a definire delle strategie operative. Aiutiamo i genitori ad aiutare i figli. Secondo punto, elaborare il senso di colpa. Ho visto genitori incredibilmente presi dai sensi di colpa perché gli dispiace tantissimo che il bambino non può avere il 15° gelato della giornata. A me mi dispiace. Allora, risolvi il tuo senso di colpa. Come mai ti senti in colpa nei confronti di questo figlio? Forse perché non sei stato molto presente, oppure perché a tua volta hai avuto dei genitori di un certo tipo. Ti devi elaborare il senso di colpa. Fondamentale. Terzo, occuparsi del bisogno, dei veri bisogni del bambino. Cioè, è chiaro che il ragazzino che prende a calci la poltrona, in realtà il suo bisogno non è prendere a calci la poltrona, ma probabilmente ha un bisogno di essere visto, riconosciuto, oppure ha bisogno di imparare a gestire la frustrazione,
Cioè, chiediti dietro quel capriccio qual è il reale bisogno, che non giustifica il comportamento, eh? Amadeus, ricordatelo. E poi quarto, regole poche e chiare. Riuscire a dare regole che siano poche e chiare. E quinto, mantenere una fermezza amorevole e insegnare a tollerare la frustrazione. Perché quando nasciamo basta che piangiamo un attimo e ma matematicamente, se siamo fortunati, si materializza il seno materno. Oh, se lo fai quando sei adulto non si materializza, io ci provo ogni tanto, ma non si materializza nessun seno. Scherzi a parte, quando siamo adulti, man mano che cresciamo, impariamo a tollerare gradi progressivamente maggiori di frustrazione. Quindi il bravo genitore è anche quello che sa elargire sapientemente una frustrazione funzionale al raggiungimento dell'autonomia del figlio. Questa mi è venuta benissimo proprio da manuale di psicologia. Quindi, allora, dai un'occhiata al libro Genitori Competenti, dimmi qui nei commenti che cosa ne pensi, se ci sono altre strategie che ti vengono in mente. C'è anche il videocorso Genitori Competenti sul sito psylife.it e ti saluto con una bella frase di Eleanor Roosevelt che dice: fai ogni giorno una cosa che ti spaventa. Ciao, buona vita.